Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale o benvenuti se siete ancora nuovi. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Non dimenticatevi quindi di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Vi ricordiamo che potete ascoltare le nostre storie anche sul podcast di Finestra Segreta, disponibile su Spotify e Amazon Music. Oggi vi raccontiamo la storia di un matrimonio nato per corrispondenza, una relazione basata sul reciproco accordo che avrebbe dovuto realizzare i sogni degli sposi, ma che si è invece trasformato in un sordido incubo. La 18enne Anastasia Solovieva arriva da Kirghizistan, paese dell'ex Unione Sovietica. Vuole vivere una grande avventura e per la prima volta lascia il suo paese. La sua non è una vacanza. Vola negli Stati Uniti per sposarsi. Ad attenderla c'è Indol King, di 36 anni. I due si sono conosciuti 6 mesi prima attraverso un'agenzia matrimoniale online. Indol promette ricchezza e tante opportunità. In cambio vuole una moglie trofeo e sogna di avere dei figli. Tra i due non c'è alcun interesse romantico. Hanno già stabilito online gli accordi prematrimoniali. Lei avrebbe ottenuto la cittadinanza americana, lui avrebbe avuto una famiglia. Anastasia cerca una vita migliore e si iscrive ad una scuola commerciale all'Università di Washington. Qui non ha difficoltà a farsi nuovi amici. Più si sente a suo agio in America e più stringe nuovi legami, più Indol si sente in difficoltà, percependo di aver sempre meno controllo su di lei. Anastasia però è decisa ad avere la propria vita, tanto che pur continuando a studiare, trova un lavoro part-time in un ristorante. Il marito non prende bene la notizia e pensa subito che la moglie abbia ottenuto il posto grazie al suo bell'aspetto. La gelosia di Indol deriva da tanti fallimenti passati. Questa non è la prima volta che si sposa tramite un'agenzia online. Il primo matrimonio è stato un vero e proprio disastro. Dopo 3 anni la moglie russa aveva ottenuto la cittadinanza e subito dopo aveva chiesto il divorzio. Aveva inoltre ricevuto un'indennità di ben $55.000 per il divorzio. Indol ne era uscito ferito ed umiliato, ed ora spera di aver trovato una donna molto più sottomessa, che possa controllare a suo piacimento. Ma Anastasia ama la vita, vuole sperimentare tutto ciò che può, ed ha bisogno di indipendenza. Il lavoro che ha trovato rappresenta per lei una fuga dall'ambiente domestico, ma anche qui non riesce a liberarsi di Indol, il quale si fa spesso trovare fuori dal locale durante i suoi turni. Con il passare del tempo, Anastasia stringe amicizia con una collega, Patty, e trova in lei una confidente a cui raccontare le tensioni con il marito. Lui controlla il suo tempo, controlla dove va e con chi, e deve sapere dove si trova in ogni momento. Dopo 1 anno di matrimonio, Anastasia non ha ancora onorato la sua parte dell'accordo, non si sente pronta ad avere figli. Così Indol diventa sempre più minaccioso nei suoi confronti. Gli unici momenti in cui lei si sente indipendente sono a lezione e al lavoro. È proprio sul lavoro che la ragazza incontra il cliente Sergei Ivanovov, russo come lei, che ha un'avviata attività di import e export. Tra loro parlano in russo. Non avendo alcun familiare in America, questo legame con le sue origini la fa sentire a casa e contribuisce a consolidare il legame con l'uomo. A casa Indol non riesce ad ottenere ciò che vuole dalla moglie, obbedienza, rispetto e sesso. Anastasia si sente sempre più soffocata, ma non lo può lasciare. Per la legge americana può ottenere la cittadinanza dopo almeno 3 anni di matrimonio, quindi deve restare con lui altri 2 anni. Costantemente respinto dalla moglie, Indol diventa sempre più sospettoso. La ragazza gli comunica di aver ottenuto un altro impiego, come interprete per uomini di affare. In realtà, quando esce per svolgere questo presunto nuovo lavoro, si incontra con Sergei. Si sente molto bene con quest'uomo, che vuole prendersi cura di lei e renderla felice.
Nei mesi successivi i due amanti trascorrono più tempo possibile insieme. Un giorno, mentre la ragazza si trova in una concessionaria con Sergei, Indol si presenta all'improvviso, facendo una scenata di gelosia. L'amante inizia a parlare in russo, fingendo di essere il datore di lavoro di Anastasia. Lo stratagemma però non funziona. Dopo quell'incontro, la frustrazione di Indol diventa ossessiva. Inizia a capire cosa sta accadendo. Fruga nelle sue cose, trovando delle lettere che rendono la situazione ancora più chiara. Tuttavia Anastasia non è la sola ad avere un segreto. Indol si era vantato di essere ricco per accalappiare la ragazza, ma era una bugia. Sta finendo i soldi e li stanno pignorando le macchine. Poco dopo viene anche licenziato, peggiorando ancora di più la sua situazione economica. Pensa allora ad una possibile soluzione. Sua sorella, Paige, quando si era sposata e ha avuto dei figli, aveva ricevuto una casa dai suoi genitori. Indol pensa che se avesse messo su famiglia, avrebbe ricevuto lo stesso aiuto. Il problema è che la moglie gli rende le cose difficili, non vuole che lui la tocchi. Arrivati a questo punto, l'uomo inizia a minacciarla. O mi dai dei figli o te ne torni nel tuo paese. Privo di redditi propri, le chiede di depositare il salario del ristorante in un conto comune. Il conto ha un solo bancomat che tiene lui. Pubblica inoltre annunci per affitti a breve termine. Un inquilino rimane da loro più a lungo del solito. È Daniel Larson, di 21 anni. Indol lo tratta come una sorta di schiavo, costringendolo a pulire casa, lavargli la macchina e curare il giardino. Fra i due si crea una specie di rapporto padre-figlio contorto, in cui il più anziano riesce a manipolare e a controllare l'altro. Indol sa che il coinquilino ha una storia di violenza alle spalle, ha aggredito sessualmente delle donne. Secondo la legge federale, questa è un'informazione di cui il nuovo padrone di casa deve essere al corrente. L'uomo però non è turbato dai precedenti, al contrario di Anastasia che non lo vuole in casa. Ma la ragazza ormai non conta più nulla. Per sfogarsi inizia ad annotare le sue paure in un diario segreto, che custodisce nel suo armadietto al lavoro. Una notte Indol lascia il computer acceso. Anastasia decide di dare uno sguardo e controlla la cronologia di navigazione. Scopre così che l'uomo sta cercando una nuova moglie. Sopraffatta da tutti questi avvenimenti, sente il bisogno di prendersi una pausa per far visita alla sua famiglia. Ma il marito non vuole che rimanga lontano troppo a lungo. Decide anzi di seguirla nel suo paese. Non la lascia un attimo da sola, tanto che lei non riesce a parlare con i suoi genitori. Alla fine decide di tornare negli Stati Uniti con Indol e chiama la collega Patty per dirle che quel giovedì sarebbe rientrata al lavoro. Ma da quel momento Patty non ha più sue notizie. Dopo un paio di giorni di ritardo inizia a preoccuparsi. Come lei, anche i suoi genitori sono in ansia nel non avere notizie di Anastasia. Chiamano spesso a casa ed a rispondere è sempre Indol. Prende la chiamata per poi attaccare subito dopo. Così amici e parenti decidono di avvertire le autorità. La polizia si reca a casa di Indol, ma nessuno apre. Riescono ad entrare dal retro e trovano l'uomo. Lui gli dice che Anastasia non è mai rientrata in America. Avevano avuto una forte lite a Mosca ed era rimasta lì. Prima che gli agenti se ne vadano, Indol gli dà un filmato del loro viaggio in Kirghizistan. Qui si vede la coppia che ride e sembra felice. Non si spiegano però come mai la giovane non si sia più messa in contatto nemmeno con gli amici. Nessuno di loro crede alla versione del marito. Continuando ad indagare, la polizia scopre che Anastasia e Indol erano sul volo per Seattle. Ottiene anche un video dalla dogana che toglie ogni dubbio. Indol King sta mentendo. Gli agenti aprono un fascicolo sulla sua scomparsa e tengono King sotto sorveglianza. È lui il principale sospettato. Mentre è sotto sorveglianza, Indol conduce la polizia al carcere della contea di Snohomish, dove si trova l'ex coinquilino Daniel in attesa di giudizio. Ha aggredito una donna russa al centro commerciale ed è accusato di atti osceni in luogo pubblico. Non è la prima volta che Indol lo va a trovare. Gli investigatori allora decidono di interrogare anche il ragazzo. Lui conferma la versione data da Indol, ma pian piano si fa sfuggire dei particolari che fanno sospettare che lui sappia più di quanto dice. L'interrogatorio si fa più serrato,
finché finalmente Daniel confessa. È accaduto tutto una volta tornati dal viaggio in Russia. Tornano la sera del 22 settembre. Una volta in aeroporto, Indol chiama Daniel per dirgli che stanno per arrivare a casa, avvertendolo di tenersi pronto, ed è molto arrabbiato. Quando arrivano a casa, Anastasia va dritta in camera sua. Indol le intima di scendere e vuole costringerla a dargli un bacio. Mentre la stringe, Daniel arriva dietro di lei, stringendo una cravatta. La annoda attorno al collo della ragazza ed iniziano a lottare. Indol riesce ad immobilizzarla col peso del suo corpo e ordina all'altro di stringere la cravatta più forte. Ci è voluto più di un minuto per soffocarla. Avvolgono il corpo in una coperta, lo caricano in macchina e guidano fino alla riserva di Tulalip. La polizia si reca sul luogo indicato e trova il corpo. Daniel Larsol e Indol King vengono condannati per l'omicidio di Anastasia. Daniel deve scontare 20 anni di detenzione, Indol invece 28. I genitori della vittima iniziano una lunga battaglia. Collaborano con i legislatori locali e nel 2006 il Congresso americano approva la legge sulle agenzie matrimoniali internazionali per proteggere tutte le spose per corrispondenza che entrano ogni anno negli Stati Uniti. Anastasia pensava che quel matrimonio le avrebbe permesso di realizzare tutti i suoi sogni. Lui invece non le ha permesso di vivere la vita che tanto amava, fino a spezzarla. Fateci sapere sotto nei commenti se conoscevate già la storia e cosa ne pensate. Vi ricordiamo inoltre di supportarci lasciando un like, iscrivendovi al canale e attivando la campanellina per rimanere sempre sintonizzati sulle nuove uscite. Vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.